E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Eccoci qui con il sesto episodio di Forza Horizon 3 con la nostra Dodge Charger RT tamarrata per bene in versione Dominic Toretto, Fast and Furious ovviamente. Andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Vediamo un po'. Percorso sconosciuto, andiamo verso la città. Sui binari, mamma mia. Ok, siamo in strada che è meglio. Anzi no. No, 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 no. Passiamo prima noi. Andiamo sui binari perché la macchina va come un treno. Pessimo. Bruttissimo. Che bello. Sul ghiaione. Ecco qua. Abbiamo abbracciato un albero. Oh, godiamoci un po' la città da lontano. Veramente bella. Che spettacolo. Bene. Andiamo a fare spettacolo anche noi. Per le campagne. Aiutiamo i contadini nell'arare i terreni. Perfetto. Mamma mia. Allora, facciamo così. Volevo provare una bella derapata, ma è abbastanza difficile perché è talmente potente sta macchina che ha dosato bene l'acceleratore. Quello è un cartello, andiamo a distruggerlo. Derapate sta grandissimo. E allora aveva un senso fare una derapata così. 35.000 crediti. Ah, vabbè. Allora. Allora va benissimo. Cioè, derapare è divertente, ma è anche utile. In questo caso. Ecco qua. Abbiamo piegato la macchina. Certo che questo clacson, mamma mia. Vediamo un po'. Ah, esibizione, no. Facciamo Hey Alejandro, esibizione. glad you and your friends are enjoying the races we've set up. But this is your festival. We take orders from you. So, Vabbè. let's talk about Horizon Blueprint. Oh, finalmente ci riconoscono come boss. Progettiamo With l'esibizione. Blueprint, you decide where and how fast. Set race conditions, number of laps, car themes and categories, and then run your events your way with your friends. Quindi è tutto Each nostro. team contains a group of cars carefully selected and balanced for your events. Want to race rally classics, Chevrolets, Italian manufactured cars? Take a look through and see what you think. Va bene. Auto attuale. Quindi possiamo fare Classic Muscle, American All Star. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Dodge. O Dodge versus Chevrolet. Sì, assolutamente. Postazioni gara. Here, you'll set details like weather, time of day, or number of laps in circuit races. Sì, tre giri va benissimo. Ah, personalizzato attuale. Sì. Continuo, perfetto. Now give your event a name. I know it helps with PR, but it's more than that. A work of art needs a title.
Perfect. Time to publish. Hit the button and we'll get started. E all creiamo. Done. Now just select your event flyer and we'll get to racing. E quindi ci partecipiamo, sì, assolutamente. Con la nostra Dodge Charger RT tamarrata. Che poi tamarrata è proprio... ma... in stile Fast and Furious, quindi va benissimo. Eccoci, vai. Mamma mia, quanta tamarraggine. Vai. Vediamo di farci rispettare. Questo mostro. Beh, anche gli altri sono mostri, giustamente. Siamo nella stessa categoria. Attenzione, attenzione. È ingestibile sta auto. Mamma mia. Occhio che poi... mamma mia. Se ne va dritta sta macchina, non frena. Sta macchina accelera soltanto. Abbiamo preso il checkpoint, sì. Ha un sistema di presa dei checkpoint. Dodge Viper. Grande icona anche questa, anni 90. Mamma mia. Riusciamo a malapena a gestirla sta auto. A malapena proprio. Controllarla no, gestirla un pochettino. Devo parzializzare l'acceleratore, ma anche i freni. Appena tocco leggermente, mamma mia. Forse che il primo non lo prendiamo. Oh, che bella uscita di curva di traverso così, da soddisfazione. Però il primo ormai se n'è andato. Comunque il sindaco di questa città sicuramente ci chiamerà per rifare... oh mamma mia, ho sbagliato il pulsante. Ci chiamerà per fare ristrutturazioni alla città, visto che stiamo danneggiando i muri. Niente, quel salto lì non riusciamo mai a farlo bene. Come sgomma in terza. Guida pulita, addirittura definitiva. Ma non è sembrato di guidare così pulito. Vabbè. Poi giustamente io, mentre parlo, guido una macchina da 1000 cavalli. Va bene, dai, secondi va benissimo. Mamma mia. Sto sudando come se avessi guidato veramente. Ma ha vinto quel tale Ale, eh? Cioè, allora va bene. L'architetto. Hai progettato e completato un'esibizione. Grazie, va bene. Però era obbligato farlo. Non è che... obbligatorio. Ok, va benissimo. I've got something big planned, boss. All I need is a few more fans through the gate. Just
Get out there and do something impressive. Va bene, non si preoccupi, signorina. Siamo qui per quello. Ok, allora andiamo a vedere che cosa possiamo fare ancora. Percorso sconosciuto, vediamo un po'. Mamma mia, com'è prepotente sta macchina. Poi scoppietta che è la meraviglia, la tutta di traverso, vai, vai. Questa chiamasi figuraccio in mezzo alla gente, giustamente. Adesso si distrugge? No, sicuramente, ok. Importante sapere. Eccoci qua. Surfer's Paradise, circuito Three Bridge. Esibizione. Classic Masco, sì, va benissimo. Allora, beh, però è classe D, perché questa non sarebbe male, però dobbiamo tamarrarla, quindi va bene ancora questa, vai. Eccolo. Allora, via con la gara. Oh, di giorno almeno, magari vediamo anche qualcosa. Evitiamo figuracce. Due giri. Il problema di questi circuiti qua che io non li conosco. I driver sì. Ovviamente sono intelligenza artificiale, non è che posso... Oh niente, si è imbarcata da sola, eh? Questa macchina... Questa è la Chevelle. Sembrerebbe una Chevelle. Cioè ogni volta che accelera si... alza l'anteriore, ma hanno tutti questo tra virgolette difetto, perché dato una macchina in penna non è mai un difetto. E le auto americane, come ci insegna Fast and Furious, impennano sempre. Si fanno le gare di impennate, veramente nella realtà, però Fast and Furious è un po' un'esagerazione. Preso? Preso, incredibile, beh. Adesso ci sono passato fuori e me l'ha dato. E che forse riusciamo a vincere una gara, forse. Li abbiamo anche staccati. Vabbè, le farfalle che si aprono e si chiudono. Bellissimo. Bella derapata. Non voglio esagerare perché stiamo vincendo una gara.
Vai, arriviamo anche con stile, con classe. Ecco, poi il nostro driver. Ok, ok, va benissimo così. Senti i motori. Ecco, abbiamo vinto 9300 crediti. Prima secondi 14.000, ma non capisco. Rolls Royce. No, no, non darmela per favore. Oh, 75.000 crediti, meno male. Almeno un premio decente. Espansione del festival pronta. Andiamo ad espandere allora. Andiamo ad espandere e poi chiudiamo qui il video. Hey Alejandro. Sì. That's it. No more fans. We're done. Cool. Kidding. Keep them coming. We'll keep expanding. Signorina, non è che deve. Sì, sì, espandiamoci qui. My uniquely tuned automotive psychic senses are telling me that there is an abandoned classic nearby. Or maybe I just heard a rumor. You know, either way. Allora, cominciamo anche con i gioielli dimenticati. Quindi nel prossimo video ci sarà una bella chicca. Eccoli qua, i nostri operai pronti a tamarrare tutto. Pretty amazing. From the waves to the beach to the tarmac to the driver's seat and back again. Beh. Ok, perfetto, abbiamo fatto l'espansione anche del festival in questa parte della città, o in questa parte della mappa, perché comunque non è una città unica. Io vi rimando al prossimo episodio di Forza Horizon 3, andremo a scoprire il gioiello dimenticato, vedremo che auto classica, che mito dell'automobilismo ci faranno trovare, purtroppo catorcio, ma noi lo riporteremo alla vita. Vi invito a seguirmi su tutti i social che trovate in descrizione, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!